Ciao a tutti, in questo video cercherò di mostrarti come simulare una strategia di trading dato un budget iniziale. Metterò il codice utilizzato, che sarà Python, in modo da rendere questo esempio riproducibile. Tutto questo per cercare di approcciare il mondo del trading con un metodo matematico consistente in grado di simulare l'andamento del portafoglio considerando lo stock Amazon. Per prima cosa bisogna importare i dati. Questa azione in Python è molto semplice tramite la libreria pandas datareader. Nella prima cella ho poi importato altre librerie che verranno utilizzate successivamente, la libreria OS, pandas, ovviamente importante per strutturare i data frame, NumPy, DateTime e ovviamente la libreria math. Quindi in questo trading lavoreremo solo con le azioni Amazon, considerando una finestra temporale che va da 1 gennaio 2015 fino a 5 maggio 2020. La funzione prende i dati da Yahoo Finance e se noi esploriamo il data frame importato, vediamo varie colonne, quindi per ogni data noi abbiamo il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura, il prezzo più alto e quello più basso nella giornata, il volume e l'adjusted close, che come ovviamente punto di partenza ha il prezzo di chiusura, con l'aggiunta di altri fattori, ad esempio i dividendi. Con noi, nella nostra analisi, utilizzeremo soprattutto l'adjusted close. All'interno del dataset non tutte le date sono presenti, infatti dopo creeremo una funzione particolare che ci permetterà di capire quale giorno sarà presente nel nostro data frame e quindi quale giorno sarà utile per fare operazioni di trading. Come già detto, utilizzeremo solo la funzione adjusted close e ora per fare una rapida analisi del trend dello stock andiamo a disegnare questo trend tramite la funzione plot. È un trend molto positivo, dal 2015 al 2020 ha un incremento vertiginoso, da 500 euro arriva fino ad un valore di 2500 euro. Ovviamente è un'azione molto volatile, se noi infatti andiamo a plottare i ritorni giornalieri, ci saranno ritorni molto positivi e molto negativi. Io mi sono sempre chiesto che cosa sarebbe accaduto se avessi investito del denaro a monte della crisi del coronavirus, quindi prima del drop che si vede, verso appunto le ultime date. Cosa che andremo appunto a simulare all'interno di questo tutorial. Calcolare i ritorni giornalieri è molto semplice. In Python basta utilizzare la funzione percentage change e appunto applicare in seguito la funzione plot. Ecco, si nota come si ha potenzialmente un guadagno, un ritorno giornaliero che va dal 15% fino a un meno 9, quasi meno 10%. Quindi è sicuramente un'azione molto volatile che richiede attenzione. Andiamo ora ad implementare alcune funzioni utili. Come già detto, una funzione utile può essere quella che ci fa capire se una determinata data è dentro il nostro dataset o meno, quindi è una data utile per fare operazioni di trading. Questa può essere la funzione Trading Day. Abbiamo la funzione GetPrice che ci permette di ottenere un determinato prezzo di una determinata azione ad una determinata data. La funzione CurrentValue che somma alla liquidità che abbiamo disponibile ad una certa data il valore del portafoglio. Infine abbiamo Current Portfolio che invece considera solo il valore del portafoglio ad una certa data. Per fare un esempio, settiamo la variabile Today come la data 8 luglio 2015 e verifichiamo se questa data è dentro il nostro dataset.
Quindi questa funzione restituisce un true o un false, dovrebbe restituire un true nel caso appunto ci fosse. Ora, per fare un controesempio, mettiamo una data che sicuramente non c'è, una data del 2014, e infatti vediamo che verrà restituito false. Sempre utilizzando la data del 2015, utilizziamo la funzione getPrice per capire il valore dell'azione Amazon a quella data. Quindi scriviamo appunto gli argomenti today e il valore Amazon e otteniamo 429. Infine, per utilizzare le altre due funzioni, dovrò settare altre due variabili, la variabile portfolio, in cui ci metterò due azioni Amazon, e la variabile money. Settiamo infine la variabile money che avrà un valore di circa 3.000 euro. Utilizziamo così la funzione current value che andrà a sommare il valore disponibile money a il portafoglio, il valore del portafoglio alla data appunto today. Otteniamo quindi un valore di circa 3.800 euro. Infine, utilizzeremo poi la funzione current portfolio, sempre utilizzando gli stessi argomenti, e otterremo circa un valore di 800 euro, perché appunto dal valore totale viene escluso il valore della disponibilità, della liquidità presente ad una certa data. Andiamo ora finalmente a implementare le nostre due strategie di trading. Sono due strategie, una che considera la percentuale di ritorni positivi e l'altra invece che utilizzerà due metriche fondamentali, la media rolling considerando una finestra temporale di 30 giorni e la deviazione standard sempre considerando la finestra temporale di 30 giorni. Andremo poi a vedere come appunto verranno utilizzate per calcolare poi il threshold, quella soglia che ci dirà se comprare o vendere l'azione. Andiamo quindi a scrivere le due funzioni che simulano le strategie di trading che vi ho detto precedentemente, la simulazione 1 e appunto la simulazione 2. Per quanto riguarda la simulazione 1, come dicevo prima, considera la percentuale di ritorni positivi considerando una finestra temporale rolling di 30 giorni. Quindi Serious PM calcola questa percentuale e se questa percentuale è maggiore a una certa soglia, io andrò a comprare l'azione. Se sarà minore una certa soglia che qua ho chiamato value sell, io andrò a venderla. Ovviamente questo ipotizza che la percentuale di successi dei precedenti 30 giorni è molto indicativa rispetto alla percentuale di successo dei 30 giorni futuri, ipotesi veramente poco realistica. Ma la simulazione 1, la prima strategia, mi serviva solo come strategia di comparazione rispetto alla strategia 2, che invece è più complessa e vedremo dopo avrà dei ritorni più interessanti e sarà più profittevole. Quindi, una volta implementata appunto questa parte, una volta deciso di capire se l'azione sarà da comprare o da vendere, si va a implementare all'interno della funzione Simulation 1 l'azione di vendita e appunto l'azione di comprare un determinato stock. Quindi, una volta definito se comprare o vendere l'azione, vado a inserire all'interno in Simulation 1 l'azione di vendita e appunto l'azione di comprare un determinato stock.
Per quanto riguarda l'azione di vendita, controllo se stock to sell sia maggiore di zero, quindi se c'è qualcosa da vendere, allo stesso tempo controllo se all'interno del mio portafoglio ho una quantità positiva di quell'azione, se sì e se c'è un prezzo per quella determinata data, io vado ad aumentare la mia liquidità del valore del portafoglio che io vado a vendere, pari alla quantità per il prezzo a quella determinata data, e vado ad azzerare la quantità del portafoglio. Andrò poi a assegnare la variabile action, il valore 1, che verrà utilizzato dopo per stimare ritorni e per creare appunto indici finanziari utili. Per quanto riguarda invece l'azione di comprare appunto lo stock, è un po' più complessa. Si assegna la funzione money to allocate il valore money to invest diviso il numero di azioni che si vogliono acquistare. Un piccolo inciso, questa parte già considera una situazione in cui io considero più stock. In questo caso noi consideriamo solo Amazon e l'end stock buy sarà sempre uguale a 1, quindi money to allocate sarà sempre uguale alla liquidità che io ho ad una determinata data. Dopodiché, per ogni stock che io vado a comprare, faccio le stesse operazioni precedenti, cioè vado a verificare se il prezzo a quella data è presente e vado a definire quanto comprare per quella determinata azione, dividendo money to allocate diviso il prezzo per quell'azione, arrotondato per l'intero inferiore. Arrotondo per l'intero inferiore, perché ovviamente io non posso considerare di comprare azioni frazionate, e quindi se e solo se la quantità è maggiore o uguale a 1, io vado a fare l'operazione appunto di comprare quel determinato stock. Vado quindi a diminuire la mia liquidità del valore quantità investita per prezzo dell'azione e vado a aumentare la quantità del mio portafoglio con la quantità che ho deciso di comprare. Assegno infine alla variabile action il valore meno 1, che come dicevo ci servirà successivamente. Non in questo tutorial direttamente, ma nei tutorial appunto successivi. Andiamo quindi ad implementare la seconda strategia di trading nella funzione Simulation 2. In questo caso l'azione di compravendita è la medesima, cambia solo il calcolo che mi consente di capire se comprare o vendere l'azione. In questo caso non considero più la percentuale di ritorni positivi nella finestra temporale, appunto dei 30 giorni precedenti, ma come preannunciato prima, considero la deviazione standard e la media. Vado poi a creare gli argomenti check sell e check buy nel seguente metodo. Vado infatti a aumentare la media rolling per un valore di 2 deviazioni standard, e per quanto riguarda check buy invece diminuisco la media di 2 deviazioni standard. Tutto questo perché in un'assunzione di normalità, se il prezzo attuale è minore di check buy, nel 95% dei casi sono sicuro che l'azione salirà. Ho raggiunto una sorta di minimo con un intervallo di confidenza del 95% e per questo dovrò comprare l'azione. Per quanto riguarda invece stock to sell, io vado a vendere l'azione se il prezzo di oggi, il prezzo per una determinata data, sarà maggiore o uguale check sell, proprio perché nel 95% dei casi io ho raggiunto una sorta di massimo e quindi il prezzo sarà destinato a scendere. Ora arriviamo alla parte di simulazione vera e propria, in cui io setterò per entrambe le strategie lo stesso valore iniziale, la stessa disponibilità economica pari a 5.000 euro, un portfolio vuoto per il momento, che in un successivo momento sarà pari a
l'azione Amazon e una quantità iniziale ovviamente pari a zero. La data iniziale sarà 1 gennaio 2015 e la data finale l'ultimo giorno di aprile. Infine andrò a settare i due data frame DF1 e DF2 rispettivamente per le funzioni Simulation 1 e Simulation 2, dove io inserirò l'andamento della mia strategia di trading per ovviamente data per giorno. Quindi inserirò la liquidità disponibile, il valore totale della mia strategia di trading, l'azione fatta, se ho fatto una compravendita, che avrà appunto valore meno 1 o 1, come mostrato precedentemente, e il valore del portafoglio. Quindi vado a eseguire la funzione, il ciclo, che si fermerà quando la variabile today raggiungerà il valore di aprile, del 30 aprile 2020. La simulazione richiederà un po' di tempo. Ora andiamo quindi a plottare DF1 e DF2 utilizzando la funzione plot e abbiamo i seguenti grafici. Interessante vedere che in 5 anni, nella prima strategia, come mi aspettavo, si ha un ritorno blando: da 5.000 euro si passa a 6.000 euro, 5.800 euro. E per quanto riguarda invece la seconda strategia, è nettamente più profittevole. I periodi di drawback non sono poi molti. Da un punto di vista generale, si passa da 5.000 euro a 12.000 euro. Quindi sicuramente il rendimento è molto più elevato. Per quanto riguarda l'analisi della volatilità, altri rischi finanziari, si rimanda ad un successivo tutorial. Quello che era oggetto appunto di questo video era l'analisi di due strategie di trading considerando un capitale limitato. Interessante verificare che cosa sarebbe accaduto se io avessi variato il capitale iniziale, l'investimento iniziale, oppure la data di inizio. Se infatti fossi partito dal 1 gennaio 2019, sarebbe accaduto magari qualcosa di diverso, avrei avuto un rendimento medio diverso. Quindi, dopo aver eseguito il codice, vado nuovamente ad eliminare le variabili portfolio da DF1 e da DF2 e infine vado a fare il plot. Quindi, per quanto riguarda la prima strategia, il rendimento è pressoché nullo. Al contrario, invece, utilizzando la seconda strategia, passo da 5.000 euro come investimento iniziale a 7.000. Da notare che in quel periodo di fluttuazione che caratterizzava il periodo di inizio marzo, in cui l'azione è decisamente calata, la strategia di trading si è comportata bene perché ha comprato l'azione a valle di questo periodo, quindi nel picco di minimo, e l'ha poi rivenduta in un secondo momento quando l'azione ha raggiunto il valore di circa 2.500 euro. E questo si nota nell'ultima parte della serie storica. Potete poi utilizzare questo codice per fare ulteriori simulazioni, variando la data iniziale, l'investimento iniziale, utilizzando queste due strategie, oppure variando le soglie value sell e value buy della prima strategia, o per esempio l'intervallo di confidenza della seconda. In quest'ultimo caso, se metterete una deviazione standard invece che due deviazioni standard, si avrà sicuramente una quantità di operazioni di trading maggiore, ma allo stesso tempo maggiore volatilità nei ritorni. Quindi, per riassumere,
Posso consigliarvi di investire in borsa solamente con un approccio consistente nel tempo, solo dopo aver fatto un backtest che ci permetta di capire i rischi a cui andiamo incontro. Per questo, negli step successivi, cercherò di condividere un codice che permetta di stimare le metriche finanziarie dell'investimento. Cercherò di implementare una metodologia con un portafoglio bilanciato, simulandone i ritorni, di stimare le metriche finanziarie di questo portafoglio e infine costruire una metodologia predittiva, magari con delle tecniche di machine learning, che mi suggerisca con un certo intervallo di confidenza se acquistare o vendere. Spero quindi che questo video sia stato utile. Se vi è piaciuto, mettete mi piace o commentate lasciandomi qualche suggerimento.